Ciao a tutti amici del Branco di Genere, io sono noi, siamo nella terza e ultima parte del vlog a Falconara, quella che riguarda l'esplorazione della zona, che non riguarda né l'arrivo né lo zoo, e sarà l'ultima, dopodiché i prossimi vlog in viaggio arriveranno verso marzo-aprile. Mi raccomando, numerosi like, iscrizione e commento, e arriviamo ai 1800 iscritti. Prima è 1700, poi è 1800. E ditemi se il video vi piace e faremo tanti, tantissimi altri vlog in viaggio. Come sempre, iniziamo con una bella colazione. Bene, amici, abbiamo raggiunto il mare. Quanto tempo che non ci venivo? 2 giorni. Vabbè, è troppo bello. Vediamo che il tempo rimanga bello, perché di là vedo che si sta un po' annuvolando. Peccato che non ho 10 anni di meno, sarei salito subito. Vabbè. Ciao amici del Branco, siamo qui sulla spiaggia, ci stiamo dirigendo da qualche parte. Dovremmo essere già usciti da... Scusate se non guardo qui che c'è il sole davanti, per far camminare al contrario. Vabbè, stiamo andando verso Ancona praticamente, non penso ci arriveremo, anche se forse ci siamo anche già arrivati. Cioè, non lo so quanto lontano andremo. Poi, vabbè, mi piaceva esplorare un po' la zona e fare un po' il giretto anch'io sul lungomare, come fanno un po' tutti. E mi piace questa stagione perché non sono solo, qualcuno c'è, però non c'è neanche casino, come piace a me, ecco. Quella via di mezzo che va sempre bene. Nulla, ci vediamo appena succede qualcosa. Raga, ci sono anche i povero gabbiano. Vabbè, hai perduto la compagna. Andiamo a riprenderli da un po' più vicino, dai. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Ok amici, abbiamo raggiunto Ancona Torrette. Guardate che bello, abbiamo fatto un sacco di strada tra l'altro. Siamo praticamente arrivati ad Ancona. Andremo un attimino a esplorare, poi penso che per il ritorno prenderò il treno. Ok ragazzi, allora mi sono dimenticato di registrare Ancona, anche perché non ho visitato praticamente nulla. Siamo tornati all'albergo, ci vediamo direttamente alla prossima tappa. Ciao amici del Branco, sto tornando dagli Okapi. Se ci fosse qualche scena carina in più da aggiungere nei vlog, aggiungerò. Allora, le foto dagli Okapi, i video li troverete tutti nel video precedente. Mi sono limitato solo a farmi 427.000 selfie come mio solito. D'altronde, raga, lo sapete, sono un narcisista, non ci fate caso. Questa era la cena. Se vi capita di andare al Touring Hotel, assolutamente provate le scaloppine di pollo in salsa di arancia, sono deliziose, e assolutamente anche il tiramisù alla Nutella è fantastico. Poi anche le colazioni, ve l'ho detto anche prima, hanno dei dolci che sono strepitosi e sono veramente buoni. Ragazzi, siamo arrivati al Parco Kennedy, con l'ausilio del navigatore. Dato l'ingresso ai cani, ok, io non sono un cane, quindi si può entrare. Tra l'altro, ragazzi, una cosa stra divertente che è successa. No, beh, stra divertente no, però vabbè, iniziamo benissimo. Starà belli gli scoiattoli. Sì, ho visto che qua a Falconara ce ne sono un po'. Una cosa simpatica che è successa prima è che avevo messo indicazioni per Parco Kennedy e non avevo specificato che era quello di Falconara, mi ha messo quello dall'altro lato dell'Italia e mi ha detto e a piedi un paio di giorni. Vabbè, questo è l'albero dove è andato lo scoiattolo, se ne vedo degli altri ve lo dico. Mi sembra un bel parchetto, bello ampio, anche verde. Scoiattolo dove è andato, boh. C'è una cosa che mi piace molto di Falconara è che è proprio immerso nel verde. Nel verde e nell'azzurro, perché da un lato c'è il mare, dietro ci sono i boschetti e pure i campi. Oh, c'è la teleferica, quanto mi piaceva da bambino. Da bambino. Ora non più. A quanto vedo c'è anche il bar e anche i tavoli per mangiare, probabilmente
lo usano d'estate. Qua non ho capito se è un laghetto, se è una pista da skateboard, se... non lo so. Ah, ho fatto gli esercizi, quelli per dimagrire, dovrei farne un po'. E qua c'è... non so, era un laghetto forse. Ma poi ci sono ovviamente i murales, perché messare i muri bianchi proprio alla gente non piace. O di alberelli che non fanno mai male. Non so se si vede, c'è uno scoiattolo qui, eccolo, eccolo. Poi c'è anche un po' di sentiero qui tra gli alberi e tra i murales, vabbè. E niente. Io devo capire cosa aveva in mente chi ha fatto questi murales. Poi il sentiero prosegue di qua, vicino a queste giochi slash attrezzatura. Ragazzi, questa è la strada per il castello, guardate che bella pianura. Promesso, prima del prossimo viaggio mi compro una videocamera, promesso. La strada prosegue vicino a questa palude, questa sorta di giungla. Vediamo un po' dove mi porta Maps. Credo di aver appena trovato il ponte più bello e sicuro di tutta la storia. Wow. Ragazzi, purtroppo al castello non ci siamo arrivati, però ho trovato un altro posto altrettanto valido. Dopo un bel pranzo da McDonald's, torniamo a goderci la spiaggia. Raga, guardate che bello la città, poi c'è il mare che non so se si vede dal telefono, ma sembra che brilla. C'è il riflesso del sole sull'acqua. Innanzi io sono qua sugli scogli. Adesso giocheremo a un gioco complicatissimo e rinomatissimo nel mondo. Giochiamo a Pulegno. It's been a long day without... Ok, nell'acqua ci è arrivato. Confermo, l'ho fatto col piede e mi è venuto molto meglio che se l'avessi fatto a mano. Avete presente le sabbie mobili? Qui è uguale, guarda. Basta vedere in che stato sono i piedi, eh. Che si sprofonda tantissimo, davvero. No, qua non si sprofonda più. Oh, magari fa bene la pelle, chi lo so. Durante quel giorno che tutti chiamano domenica, il Touring Hotel purtroppo non fa la cena sul posto e ti dirige in un altro ristorante. A mio parere era tutto veramente buono, sia la pizza che il dolce. Ora della colazione, guardate che bello spremere la crema di nocciole con questo dispersore. Non so perché sembra qui i video, avete presente i video rilassanti con la sabbia? Ecco, tipo quelli. Dopo una bella colazione siamo pronti per ripartire alla volta dell'esplorazione di Falconara. Facciamo ancora una capatina allo zoo a salutare tutti gli amici. Sì ragazzi, allora sapete i video li ho fatti in più giorni, quindi ecco. Infatti se vedete che anche nel video precedente da una scena all'altra cambio i vestiti nei vetri è per quello. E vabbè. Oggi volevo farvi salutare di nuovo le scimmie ragno, che mi stanno pure simpatiche. Katia la capibara mi ricorda che devo cercare un posto per mangiare. Chissà dove andremo oggi. Ho trovato questo meraviglioso ristorante dove fanno sia piatti a base di pesce che di altro tipo. E vi posso dire è uno dei migliori dove ho mangiato durante questa vacanza. Pure il dolce devo dire era davvero buono. Mentre la sera, come tutte le sere, o quasi, ho cenato al Touring, vi posso dire anche questo piatto qua, per quanto semplice, è davvero delizioso. E voglio provarlo a fare a casa. Andiamo ancora un po' a vedere il mare, che alla mattina è bellissimo con questa luce. Mi ricorda il secondo o terzo giorno che ero qua. Cavoli, come vola il tempo. Cioè, da un lato mi è volata
Dall'altro mi sembra di star qua da una vita. Ma penso sia normale, cioè quando si cambia ambiente, in fondo. Che bello sfondo, raga. Troppo bello il mare. E vabbè. Nulla, dopo quasi quasi vedo se trovo aperto qualche boutique, qualche posto dove vendono vestiti o così, almeno so qualche ricordo della vacanza, oltre al peluche dell'Okapi. E niente. Tanto immaginate, tutti i viaggi che farò prendo un peluche o qualcosa, cioè ci riempio una libreria. E se per strada vedo uno scoiattolo, lo devo riprendere, grazie. Non so se si vede, quello lì. Ecco, ora ha alzato la coda. E io andrò a disturbare, giustamente. Ecco, avete visto? Perfetto, ho rinnovato pure l'outfit. E a pranzo ho trovato un altro ristorante dove hanno fatto dei piatti veramente speciali e veramente deliziosi. Una volta tanto ce lo possiamo concedere qualche lusso. Ragazzi, domani purtroppo si torna a casa, quindi meglio godermi questa bellissima, non so se definirla alba sul mare, perché ormai il sole è sorto, però ecco questa luce, aspettate che esco. Ecco, domani dovrò salutare questo posto, a parte che quando voi vedete il video sono già a casa da un pezzo, però vabbè, avrò un'altra vacanza molto molto presto. E per fare il mio salutino al posto ho deciso di scrivere coi piedi nella sabbia "Viva Falconara" e vi assicuro scrivo molto meglio coi piedi che neanche con le mani. Sì, da lontano non si legge molto bene perché sono le sgommate di non so che cosa, però importante provarci. Facciamo un ultimo saluto al Touring Hotel e alla piscina che purtroppo non ho potuto usare, ma d'altronde non è periodo. Ah, dai dai, tornerò. Ciao. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, non è andato tutto liscio perché primo treno a posto, secondo treno a posto, però arrivati in ritardo e quei 10 minuti del cavolo mi hanno fatto perdere la coincidenza. Per fortuna alla stazione c'era un treno una mezz'oretta dopo, allora ho potuto prendere il biglietto e comunque sia tornare a casa un po' più tardi di quanto previsto, ma comunque se sono tornato a casa, tutto a posto e via. Per quanto anche l'ultimo treno era veramente lento, poi si fermava dove fermate non c'erano. Vabbè, comunque se gli intoppi in un viaggio ci sono, ragazzi, ci dobbiamo abituare. E comunque se una soluzione si trova sempre, non bisogna perdersi d'animo, anche se ero leggermente nel panico, ma vabbè. Raga, succede, c'era casino, c'era gente, c'era tutti sti treni, poi era la prima vacanza, è normale. Nulla amici, spero che la vacanza vi sia piaciuta, scusate se le clip sono poche, ne farò molte molte di più la prossima volta, ci vediamo molto presto, namaste, è tutto, ciao!